ha raggiunto la punta massima di 196,55 metri sopra il livello del mare questa mattina il Lago Maggiore. È cresciuto di 33 centimetri nelle ultime 24 ore e 17 centimetri tra le 21 di ieri sera e le 12 di stamani. Grazie all'allerta emanata in precedenza, non ha sorpreso le famiglie già interessate dall'acqua che lambisce le case e invade scantinati e garage. Nelle ultime ore però la situazione è stazionaria. Ad Arona, sempre invaso dalle acque, il quartiere Santa Monica, sono almeno 200 le famiglie che, per entrare nelle loro abitazioni, devono utilizzare canotti e barche messe a disposizione da Croce Rossa e Protezione Civile, o perlomeno devono far uso di stivali alti. Al momento il lago è arrivato in via Marconi e Piazza del Popolo, non ha invaso il corso, ma solo le cantine, ove sono in funzione costantemente le idrovore, c'è comunque massima allerta anche per i negozi. Uno smottamento si è verificato nella frazione aronese di Montrigiasco, ora la situazione è sotto controllo. Ad Arona, ieri nel tardo pomeriggio, il rio Veverino, nel quartiere Montenero, è uscito dagli argini senza creare gravi conseguenze. Un tratto di muro ha ceduto ed è finito nel torrente Vevera, nel comune di Oleggio Castello. A Main è costantemente monitorato il cedimento franoso che ha costretto a lasciare la loro casa tre famiglie di via Castagnara. Apprensione invece per alcune villette di via Valcabbia, sempre a Main, dove si è mossa una frana, ma al momento non sono state fatte sgomberare le abitazioni. Il Ticino sta facendo defluire 1911 metri cubi al secondo e l'afflusso al lago alle 12 era di 2695,8 metri cubi, quindi nel Verbano affluiscono al momento circa 800 metri cubi al secondo in più rispetto a quello che il Ticino riesce a far defluire. Per il mese di novembre siamo a livelli massimi registrati negli ultimi 72 anni sul Verbano. Infatti nel 2000 il lago era uscito di 1,20 m oltre al livello attuale, ma si era nel mese di ottobre. Sempre evacuate una decina di famiglie a Castelletto Ticino, nei quartieri Verbanella e Cicognola. È uscito dagli argini l'Agonia a Borgo Manero, ma non ci sono sfollati dalle abitazioni. A Pella, il Cusio ha invaso tutto il lungo lago ed è arrivato ai piani bassi delle abitazioni, tanto che alcune case che si affacciano sulla passeggiata hanno dovuto essere evacuate. Situazione critica pure nella frazione Pascolo di San Maurizio d'Opaglio. Un'esondazione sul lago d'Orta che non si ricorda a memoria d'uomo. Per la frana è tuttora chiusa la strada comunale Alzo Madonna del Sasso, ove è consentito solo il transito ai mezzi di soccorso. E da Arona è tutto.